E su che cosa poggia la mia fede? Non leggo molti libri in realtà, primo perché non ho tempo e poi perché se non sento un'unzione particolare quando leggo un libro, mi addormento, non riesco ad andare avanti. Però ultimamente mi è capitato fra le mani un libro scritto da Monsignor Grillo, che è vescovo di Civitavecchia, che parla della sua esperienza con la Madonnina di Civitavecchia, che che ha pianto lacrime di sangue 14 volte e lui le lega alle 14 stazioni della Via Crucis. È un libricino come questo, della Shalom, quindi molto facile da leggere, ma io non ho potuto smettere di leggerlo, sentivo che dovevo andare avanti e anche ho ricevuto una grazia a Civitavecchia, all'inizio della conversione. Fui accompagnata in questa piccola chiesetta dove c'era la Madonna e ricordo che come sono entrata sono scoppiata a piangere senza sapere perché. In realtà c'è stata una guarigione spirituale perché avevo un problema in quel momento, un peccato dal quale non riuscivo a distaccarmi e la Madonnina di Civitavecchia la Madonna è una, perché altrimenti il modo anche di parlare a volte, però in quel frangente lì poi partì, andai a Lourdes e sentì una grande pace dentro e quando sono tornata sono riuscita a distaccarmi da questa relazione che mi metteva in una condizione di grave peccato di fronte a Dio. E quindi devo sempre ringraziare la Madonna perché mia madre e in questo cammino conversione, che poi è un cammino di invito alla santità, lei mi accompagna, quindi mi è molto cara al cuore, è difficile da spiegare, però io sono rassicurata da Maria, cioè mi sento rassicurata nel cammino di fede. So che non vado fuori strada se sono con lei. E questo lo dico anche perché all'inizio, i primi anni di conversione, forse l'attenzione più grande io l'ho ricevuta dai fratelli protestanti. Nel senso che quando inizia una conversione cambiano gli amici, senti l'esigenza di cambiare amicizie e quindi cambia lo stile di vita, eccetera, e hai bisogno di trovare fratelli nella fede per camminare. E loro sono stati i primi, a parte i focolarini, che mi hanno dato anche una grande mano, però sono stati i primi ad avvicinarsi. In particolare un pastore protestante della chiesa di Milano, una donna, una brasiliana. Insieme abbiamo fatto anche delle missioni di evangelizzazione. Però io sono profondamente cattolica e ne ho avuto l'esperienza e la certezza proprio camminando con loro, in missione con loro. Ricordo che le testimonianze io le facevo nelle loro comunità, e normalmente l'ora del loro culto, della preghiera, coincideva con la Santa Messa di queste località dove andavamo, che erano piccoli centri, non erano delle grandi città, se non una volta a Palermo. Ecco, era in Sicilia, una missione in diverse città della Sicilia, cittadine della Sicilia. E ricordo che il primo giorno non potevo andare alla messa. Il secondo cominciai a innervosirmi, il terzo singhiozzando dissi alla Madonna aiutami.
Aiutami perché io non posso vivere senza l'Eucaristia. E feci questa preghiera proprio. E poi andai, e noi dormivamo, loro cercavano di vivere il Vangelo proprio come è scritto, e quindi andavamo nelle case a dormire, no? E ci accoglievano con grande amore, devo dire, con grande attenzione. E andai da questa signora e le dissi: io devo andare a messa, e mi dovete trovare una santa messa. E allora prese l'elenco del telefono e cominciò a cercare le chiese, a telefonare per sapere quando c'era l'orario della messa, per portarmi a messa. E trovarono una chiesa dell'Immacolata a Palma di Montechiaro, dove poi ho trovato due ragazze che mi hanno seguito per un periodo, e anche sono quindi venute a far parte poi delle opere del Padre. E sentite, perché poi Dio è anche divertente, c'è un'ironia di fondo, perché c'è anche gioia nel seguire il Signore, non è tristezza. E devo dire che a volte sorrido da sola quando penso alle le cose che accadono. Insomma, loro mi portano, chiaramente non entrano in chiesa, era un giovedì e c'era anche l'adorazione eucaristica, quindi ho potuto fare un po' di adorazione e poi c'era la Santa Messa. E entro in sacrestia, siccome sono celiaca e non posso prendere la particola normale, entro con la mia particola senza glutine. Il sacerdote, che è diventato un grande amico negli anni, è un amico proprio, però non sente bene, e quindi pensava che io fossi una rappresentante di Ostia. Lui dice: dice adesso no, perché avevo già tutti i paramenti. C'è stato un po' di equivoco, pensava che io gli dicessi di associare. Insomma, fatto sta che dopo qualcuno gli ha spiegato forse chi ero, non so, ho partecipato alla Santa Messa. Dopo sono andata a fare la testimonianza nella chiesa evangelica, dove anche questo signore, questo pastore, per tanto tempo mi ha chiamata, mi ha telefonata, ogni tanto mi mandava i versetti. E ricordo che c'era nella loro chiesa Dio e amore, e c'era questo pastore brasiliano che faceva la sua catechesi e parlava della giustizia di Dio, e parlava che appunto Gesù ha assunto tutti i nostri peccati per adempiere la giustizia di Dio. E dopo io ricordo di aver sentito il bisogno di parlare della misericordia, invece di quello che il Signore ha operato nella mia vita, e mi sono accorta che a tavola la sera c'era una della chiesa evangelica che diceva al pastore: ma il Santo Padre ha scritto un'enciclica su Dio e amore. Cioè, diceva il Papa, non è Santo Padre, diceva il Papa ha scritto un'enciclica Dio e amore. Quindi, cioè, comunque si era aperto questo discorso sulla misericordia, sull'amore. Ecco, tutto questo per dirvi che per me è fondamentale camminare con Maria, perché sento che mi aiuta nel cammino della conversione. E leggendo questo libro di Monsignor Grillo, alla fine lui dice che la Madonnina di Civitavecchia porta un messaggio di misericordia, perché la Madonnina ha pianto anche quando lui la teneva in braccio e stavano finendo il rosario e stava pregando il Salve Regina. A Madre di Misericordia, la Madonnina ha pianto le lacrime. Quindi lui dice che il messaggio che porta la Madonnina di Civitavecchia è la misericordia di Dio sui peccati del mondo. Nel libro conclude, e vi invito anche a leggerlo perché è interessante, conclude che la spiritualità di Giovanni Paolo II, quello che Giovanni Paolo II
ha portato proprio questo, il messaggio della Divina Misericordia. Lui si rifà al messaggio della Divina Misericordia e alla consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Cioè, lui dice che questo è il nostro cammino nella fede, e io mi sono ritrovata, non è che, quindi ve lo condivido con voi. Cioè, quando noi distribuiamo nelle testimonianze l'immagine, la coroncina dell'Immacolata, la preghiera all'Immacolata con la medaglia miracolosa e Gesù misericordioso, ecco, questo è il mio cammino spirituale, il Cuore Immacolato di Maria e la Divina Misericordia, che non è, secondo me, una devozione, non è una pia devozione, è qualcosa di più grande, è un culto, e quindi sento che va pregata la misericordia di Dio con il cuore, ma appunto come un impegno preso, come una chiamata, ecco, a pregare la misericordia di Dio. Sì, nel mio rapporto con il Signore ha grande importanza Giovanni Paolo II, perché io l'ho incontrato durante un'udienza del mercoledì, il 1 ottobre, ed era la giornata missionaria, era anche Santa Teresina di Lisieux, patrona delle missioni. Io rimasi colpita da Giovanni Paolo II, rimasi colpita dai suoi occhi, perché nei suoi occhi ho visto Gesù che mi guardava. Perché? Perché ero in piedi, non sapevo cosa fare, il cerimoniale era abbastanza rapido, bisognava inginocchiarsi, baciargli la mano e alzarsi, non è che se volevi dire due parole, ma insomma era molto malato già, parliamo del 2003. E quindi a gruppi di tre, io andai con un'amica e mia mamma, e quindi quando mi sono trovata davanti a Giovanni Paolo II ero bloccata, non sapevo cosa fare. Lui ha alzato una testa per guardare chi era questa figura in piedi così, e come mi ha guardato mi ha commossa dentro, perché ho visto tanto amore ma anche tanta sofferenza, e quindi non ho potuto non inginocchiarmi, però è quell'inginocchiarsi davanti a Dio, nel senso ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua giurerà per me che sono il Signore. Quindi ho riconosciuto la presenza del Signore in Lui, e da quel momento ho detto: se io voglio conoscere il Signore devo ascoltare ciò che dice Giovanni Paolo II, e ho cominciato a leggere i suoi scritti, e quindi sono andata alla scuola di Giovanni Paolo II, tra cui Dives in Misericordia, questo trattato sulla misericordia di Dio, che per me è stato illuminante sui passaggi della conversione, sul Padre Misericordioso, perché voi sapete che io ho incontrato il Signore pregando il Padre Nostro, quindi ho incontrato la misericordia del Padre, il Padre Misericordioso. E quindi la Dives in Misericordia chiude dicendo: è diritto e dovere della Chiesa impetrare la misericordia per il mondo intero, anche se l'umanità dovesse meritarsi un secondo diluvio universale, noi dobbiamo confidare nella misericordia di Dio e pregarla. Ecco, allora, ecco perché i gruppi di preghiera, ecco perché noi preghiamo la misericordia di Dio. Però, come dice giustamente il teologo che ha studiato il diario di Santa Faustina, che ha un nome impronunciabile, polacco, noi non possiamo pretendere che diciamo una coroncina e tutto cambia. Dobbiamo la misericordia di Dio, la fiducia in Dio si manifesta anche nel fatto che noi continuiamo a pregare con fede, anche se non vediamo sul momento dei cambiamenti concreti, no? Ma continuare a pregare. Allora,
Abbiamo delle liste lunghissime a volte di persone che ci chiedono preghiere, noi nei gruppi preghiamo per queste persone e io a volte insisto a copiare i nomi perché dico ma continuiamo a pregare. Continuiamo a pregare per queste situazioni, per queste persone. E proprio a Castellammare io ho avuto delle testimonianze bellissime di persone che hanno sentito che erano cambiate le situazioni. Vero, nonna Maria? Collega, sì, sì, era una situazione, posso intervenire, da 8 mesi che aveva problemi con la figlia, che non riusciva a studiare perché la mente della figlia era disturbata dal fidanzato che però non ricambiava questo amore, questo fidanzato che non era fidanzato, amico, ma lei amava. L'ho messa nella lista di Claudio di queste preghiere, che so che il Signore ascolta tutto quello che lei propone ai suoi piedi, e là dopo un mese che l'ho messa nel gruppo di preghiere, perché lei fa pregare le sue di clausura il mondo intero, mi ha chiamato dicendo che si è sciolto questa cosa, il ragazzo si è dichiarato verso mia figlia, io non ci credevo, ho aspettato che tornasse via anche il telefono. E questa cosa continua, mi dà conferma ogni mese, ci sto nella lista, Emanuela, ci sta nella lista perché ho paura che tutto finisca, che non ti preoccupare, se il Signore della stessa la mano te la darà ancora. E questa è una bella testimonianza che faccio veramente con amore. Grazie a Claudio. No. Signore. Che tu hai creato questo gruppo di preghiera per il mondo, no? Sì, con queste intenzioni proprio mirate per le persone. Che non mi hanno letti e veramente il Signore ascolta. E comunque, allora ecco perché i gruppi di preghiera dove preghiamo la coroncina della Divina Misericordia e poi preghiamo il rosario per le famiglie, quindi la preghiera al centro della vita spirituale, perché noi abbiamo bisogno di pregare per rimanere in comunione con il Signore. Là, ecco, l'amore filiale a Maria e appunto la confidenza nella misericordia di Dio.